sì, d'altronde non è il periodo del gelato, di solito ti vedo più esatto, in autunno. Sì. E in primavera sulla musica di lei non potevi mancare. Però oggi facciamo un gelato per tutte le donne. Oh, un gelato per lei. Per lei, per lei, per lei. Allora, partiamo subito con l'acqua, che è la parte importante per fare quello che sarà l'aroma del nostro certo, gelato. Certo, via quindi, via che usiamo gli ingredienti li descriviamo. Esatto, quindi allora, hai messo intanto l'acqua. Intanto l'acqua la okay. mettiamo a bollire. E poi prendiamo i fiori di camomilla, che io amo tantissimo, e ricordano tantissimo la mia nonna che mi faceva la camomilla la sera. E quindi che ricorda un po' anche la mimosa, no? Esatto, le fiori di camomilla. Esatto. Poi è un fiore semplice, bellissimo, è un fiore che a me piace tantissimo, veramente. Quindi partiamo con i fiori di camomilla e prendiamo qualche petalo di rosa gialla. Andiamo a creare un'infusione. E attenzione, adesso ti faccio vedere come facciamo questa infusione. Molta più acqua rispetto al fiore, andiamo a tenere molto alta la temperatura e molto alta la temperatura e prendiamo subito una pellicola e andiamo a coprirla. Si creerà, come vedrai, una bolla. Cioè tu lo fai bollire, poi lo spegni e lo lasci lì? Esatto. Ok. Lo spengo, lo lascio lì per una notte intera. Adesso si creerà una sorta di bolla e una camera all'interno dove non andiamo a perdere niente, quindi tutto il vapore rimane all'interno. Okay. Nel frattempo noi prepariamo la nostra base del gelato in un'altra pentola, quindi andiamo a inserire subito il latte, che è la parte più importante certo. del nostro gelato, e accendiamo anche questo fuoco. Quindi andiamo a mettere il nostro latte. Accendilo un po' di più perché sì, sai che questo esatto. da che parte, teniamo alto, ecco. Teniamo alto il nostro immancabile latte condensato. Mi mancava il tuo latte condensato, latte sei l'unico che lo usa il latte condensato. Nostro. Ricordiamo che cosa serve il latte condensato nel latte. Il latte condensato è l'addensante più naturale in assoluto per quanto riguarda il gelato. Il latte condensato lo possiamo fare anche a casa con pari dosi zucchero e latte. Quindi 100 grammi di zucchero, 100 grammi di latte, andiamo a cuocerlo a lungo tempo e si crea il latte condensato. Se no prendiamo il latte condensato, teniamolo esatto. a casa perché se vogliamo fare il gelato è la cosa più semplice. Poi andiamo a inserire la parte zuccherina, zucchero. Quindi il nostro zucchero. Quindi latte, latte condensato, zucchero, poi le dosi le trovate. Farina di semi di carruba, 4 grammi. Che è il dolcificante naturale, no? No, in realtà serve, allora serve per inglobare l'acqua libera all'interno del gelato. La farina di semi di carruba è l'addensante naturale del gelato per eccellenza. Ecco, vedi, dalla Sicilia. Questa carruba è dalla Sicilia, poi dalla viene Sicilia, molto usata esatto. in Sicilia, vero? Ci insegnano appunto a utilizzare i dolci esatto. incredibili, tra l'altro, con Come? La carruba. Adesso si fanno dei dolci incredibili, dei gelati incredibili, proprio al gusto carruba. Quindi sempre sul pezzo. Sempre sul pezzo. Il nostro giovane vecchio, sempre sul pezzo. A questo punto inseriamo il mascarpone, che è la parte grassa di questo gelato. Quindi ci vuole sempre una parte grassa, il mascarpone. Il mascarpone. Parte grassa vengo io. Ah beh, quello sì. E il latte in polvere. No, va bene così. Va bene così, deve crearsi okay, questa deve bolla okay, e poi scusami, vedrai. No, ci mancherebbe. Spegnerla. Vedrai che quando andiamo a chiuderlo, lei farà quasi un sottovuoto, andrà sotto. Okay. Inseriamo il latte in polvere. Il latte in questo in caso polvere. Perché dobbiamo dare una nota più carica di latte. Ok. Questo è pronto, il nostro composto è pronto. Andiamo. È molto caldo adesso, quindi è pronto. Abbiamo portato a 60 gradi, è importante arrivare a 60 gradi. Se avete un termometro bene, se no ve ne potete accorgere all'interno della pentola quando si creano degli archetti, un po' come quelli del vino quando andiamo okay. a girarlo. Lo andiamo a inserire all'interno della nostra pirofila per frullarlo. Eccolo qua, tutto perfetto. Adesso spegniamo, e visto che ha creato la bolla, poi andrà giù, quindi lo spegniamo. Noi ce l'abbiamo già pronto, perché l'abbiamo fatto riposare una notte, e questo composto che andiamo a inserire dentro nel latte, filtrandolo, giusto? Grazie Antonella. Lo filtriamo, ma non tutto, ok? Un po' li mettiamo dentro, perché poi andremo Tanto a frullare. Frulleremo. Allora lo filtriamo così, lo schiacciamo con la nostra Marisa, andiamo a schiacciare così, e un pochino, proprio non tantissimo, un pochino andiamo a inserirlo dentro. Ok. Basta così. Lascia pure così intanto. Ok. E poi aggiungiamo... La panna. Questa da ultimo, eh? Questa da ultimo a freddo. Frulliamo a freddo, tutto. Frulliamo il tutto. Andiamo a inserirlo, come al solito, nella nostra pirofila. Io sono pazza di questa idea, che tu metti questo liquido dentro la pirofila e poi esce come gelato. Perché è sempre un rapporto tra grassi, quindi certo. congelanti, e zuccheri, che sono gli anticongelanti. Questo ci permette di creare il gelato. Noi l'abbiamo già pronto, lo appoggio qui. Quanto deve stare in freezer, ricordiamo sempre? Come al solito, 4 ore sempre. 4 ore, andiamo a vedere come viene. Perché tu dici, ma com'è possibile? È possibile.
Aspetta, una che magia. Questo. Antonella, è una magia. Questo qui devi assaggiarlo perché è buono. Lasagne davanti a Alfio, 4 minuti e finiscono. Esatto. Guardate che meraviglia. Questo qui devi assaggiarlo perché è buono, 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 buono. Ma e adesso, buono. Guarda, l'impiattamento è con le rose. Con le rose. No? Adesso vado a prendere il mio cucchiaino e lo assaggio. Lo mettiamo qua. E questa è Laura Pausini che canta la traduzione italiana di Sci, lei. Un bel petalo di rosa sopra. Buono. Allora Alfio, questo gelato lo possono assaggiare solo le donne, mi dispiace. Massimiliano Scotti, gelato per lei, gelato meraviglioso, grazie.